Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta lo scorso febbraio nella concessionaria Auto X Passione al villaggio Mosè di Agrigento, una spedizione punitiva culminata nel sangue con la morte del 38enne di Palma di Montechiaro, Roberto Di Falco, uno dei tre indagati finiti in carcere per questi fatti, Calogero Zarbo, di 41 anni, ha reso delle dichiarazioni al pubblico ministero indicando il luogo esatto in cui era nascosta la pistola utilizzata quel drammatico giorno, un mistero che durava da 9 mesi. La pistola, una semiautomatica calibro 9 con matricola Brasa, è stata già sequestrata dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore Vincenzo Perta. L'arma, così come disposto dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna, sarà sottoposta a accertamenti ripetibili il prossimo 26 novembre presso i laboratori della Polizia Scientifica di Catania. La difesa di Zarbo, rappresentata dall'avvocato Impellizzeri, ha già chiesto e ottenuto dal GIP Miceli la sostituzione della custodia in carcere con quella meno afflittiva dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico proprio alla luce del contributo fornito. Il giudice sottolinea che seppur permane allo stato il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede che impone un assiduo controllo di polizia sull'indagato, è lecito ritenere che le esigenze possano allo stato essere garantite con un regime cautelare complessivo meno afflittivo per l'indagato, che ovviamente lo stesso sia sottoposto a un controllo costante e continua sulla sua libertà di movimento.